torna gioiello in vetrina, Arezzo brilla della sua luce migliore, insomma è questa luce che noi vogliamo vedere. Sì, questa iniziativa che oggi compie il suo primo anno, è l'anniversario della manifestazione, vuole mettere in luce tutti i dettaglianti aretini che fanno ricerca nel mondo di oggetti belli e che fanno onore alla nostra categoria, perché nonostante il grosso tsunami che è successo nel loro mondo, resistono da generazioni e mostrano ancora i loro gioielli. Mancava un ruolo concreto all'interno di un altro gioiello della nostra città, che è la Fiera Antiquaria, un luogo concreto dove far conoscere la nostra città, la città del l'oro, la provincia dell'oro, e quindi mi sembrava assolutamente naturale sostenere e aiutare questa iniziativa. Ecco, che cosa si porta allora oggi in vetrina? Beh, prima cosa sono molto contento di questo evento, perché non solo è la quinta edizione che facciamo, ma anche l'anniversario, perché l'anno scorso abbiamo iniziato col settembre 2016, a distanza di un anno continuiamo a fare questo evento. Si porta un po' di tutto, l'importante è portare l'unicità, diciamo, e la particolarità della manifattura del gioiello. Si va dal gioiello più moderno a quello più antico, ma insomma l'importante è far capire a chi compra che cosa compra soprattutto. La tipologia è molto varia, si va dall'oggetto vintage, dall'oggetto antico, dall'oggetto moderno, però l'importante è che abbia delle caratteristiche uniche, quindi ecco, la caratteristica, la manifattura, questa è la cosa, e la qualità, ecco, la cosa importante è questa. E nel cuore d'oro dell'antiquaria, gioiello in vetrina mescola preziosi e tessuti con la scuola di Tombolo di Gorizia. È un gioiello in filo metallizzato d'argento, presenta tre foglie di ginkgo biloba che poi vengono riempite con vari punti di sfondo. Per il prossimo dicembre c'è un'altra collaterale molto interessante già in programma. Verranno da Cavalese delle persone che, diciamo, addette al taglio delle pietre. E gioiello in vetrina strappa un brindisi a tutti, sindaco compreso, anche perché l'orario lo consente, per stemperare un po' la tensione dovuta all'ordinanza anti-alcol, della quale per le eventuali modifiche se ne riparlerà a fine settembre. Si può fare in compagnia, brindisi offerto, mezzo bicchiere, quindi. Si può fare di più, me lo suggerisce la Presidente Lapini, a parte gli scherzi, va bene tutto, nell'ambito dell'equilibrio va sempre bene tutto, il problema è quando si perde l'equilibrio, che si dà le bocconate. Quindi se ne riparla a settembre, fine settembre. Se ne parla.